con orgoglio, col sorriso, con le idee chiare e con la coscienza di essere nel giusto. Oggi sarebbe il compleanno, l'ottantesimo compleanno di un altro grande italiano, anzi di un altro grande europeo, Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, che la mafia l'ha combattuta coi fatti, lasciandoci la vita. Onore a lui, alla sua scorta e a tutte le vittime dell'antimafia in Italia, in Europa e nel mondo. E spero di onorare il loro sacrificio perseguitando paese per paese mafiosi, camorristi e ndranghetisti e cancellandoli dalla faccia della terra. E Falcone ci insegnava che la mafia non è invincibile, si può sconfiggere. E Falcone ricordava che ognuno di noi deve essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. E io, dopo questi mesi di governo, porto in dote ai milioni di italiani che ci stanno seguendo via internet, via social e via televisione, un paese più moderno e più sicuro. Aiutateci a trasformare anche l'Europa in un continente più moderno e più sicuro, dove ritorni il sogno. Aiutateci a restituire ai nostri figli il sogno, il sorriso, la speranza di rimanere qua a fare i medici, a fare gli insegnanti, a fare gli imprenditori. E io chiarisco che governo un paese e grazie a voi andremo a governare un'Europa dove ci sono 60 milioni di persone per bene che chiedono solo di avere un po' meno tasse, un po' meno burocrazia, perché abbiamo gli imprenditori, gli operai migliori al mondo. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Dobbiamo solo liberare energie, aprire porti e finestre. Gli estremisti sono quelli della speculazione, gli estremisti sono quelli della disoccupazione, gli estremisti sono quelli che hanno provato a spiegarci che non c'è un'alternativa alla precarietà, al mondo robotizzato, tutti a casa la sera a rimbecillirsi davanti allo stesso programma e poi invece di andare in negozio o in bottega a fare la spesa o da uno dei nostri artigiani sul computer a fare click, ordinando un prodotto che arriva dall'altra parte del mondo, magari confezionato da un bambino sfruttato nei campi, alla faccia del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente. Io mi ribello a un futuro fondato sullo sfruttamento, sulla precarietà e sulla povertà. Il 26 maggio possiamo terminare la rivoluzione del buon senso e del sorriso. Dipende da voi, dipende da ciascuno di voi. Noi abbiamo preparato, siccome ci sono norme su tutto quello che riguarda il dio denaro, il business, la finanza, le banche, una carta dei diritti dei popoli europei, che sarà il primo documento che la Lega e l'alleanza dei popoli e delle nazioni di cui facciamo orgogliosamente parte presenterà al Parlamento europeo. Al posto del dio denaro, il diritto al lavoro, alla vita, alla felicità e alla salute, per noi e per i nostri figli. Torniamo a parlare di diritti, di futuro, di speranza. E permettetemi di dire grazie, perché sto incontrando centinaia di migliaia di uomini liberi in tutta Italia, da nord a sud e da ministro e da leghista
aver unito la parte migliore di questo paese è quello che mi riempie di maggiore orgoglio. Grazie. Qua ci sono sindaci lombardi e sindaci siciliani, sindaci veneti e sindaci emiliani. In tutta Italia le persone per bene stanno riprendendo in mano il loro futuro. Lo faremo in tutta Europa. Noi manteniamo la parola. Noi siamo persone leali. Questo governo ha fatto tante cose buone e ne farà ancora tante altre di cose buone, perché la Lega è garanzia di stabilità, di futuro e di lealtà. La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o litigi, le lasciamo agli altri. La nostra parola vale e c'è un continente a cui dare un futuro, e quindi ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa, a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli. E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che son sicuro ci porterà alla vittoria, perché questa piazza, questa Italia e questa Europa è il simbolo di mamme, papà, uomini e donne che col sorriso, con coraggio, con determinazione vogliono una convivenza pacifica, danno rispetto, ma chiedono rispetto. E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia. Prima ci hanno ignorato, poi ci hanno deriso, poi ci hanno combattuto, e il 26 maggio vinciamo noi. Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni. Grazie. Grazie, grazie, grazie.
non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Adesso sì, li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, io sono e tu sei qui con me.